Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Gracial Sphere ed oggi andremo ad affrontare un bel po' di cose. Abbiamo la tomba da scavare, appunto la salma da disseppellire, quindi dobbiamo cercare otto. Abbiamo le donne da osservare mentre filano, ma a quanto pare è una cosa importante, quindi cercheremo di andarla a fare. Dobbiamo anche andare a parlare con la vedova per scoprire cosa è successo esattamente a suo marito. E tra suo marito e il barone Rotvogel, e sicuramente tra tutte queste cose troveremo anche altro da fare. Quindi, io nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco, di questo Pentiment, e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Ora andiamo a parlare ad Ottilia, appunto la vedova. Salve Ottilia, chi si vede? Il nuovo migliore amico del defunto barone. È un piacere anche per me vedervi, Ottilia. Bah, sarcasmo, che originalità. Cosa vuoi? Non sei certo venuto qui a infastidirmi senza motivo. Vorrei farvi qualche domanda sull'omicidio di Lorenz Rotvogel. Non abbiamo mai avuto opportunità di parlare. Ho pensato che fosse giunto il momento di fare conoscenza. Cerchiamo di ammorbidirla un po'. Nessuno vuole parlare con una vecchia vedova innacidita, spinto da puro bontà d'animo. No. Non conosco quelli come te. Tu vuoi qualcosa da me? Che cos'è, ragazzo? Sputa il rospo. Un giovane non può avere il desiderio di fare compagnia a un'anziana vedova per semplice carità cristiana? No, vattene. Per favore, voglio solo farvi qualche domanda sull'omicidio di Lorenz Rotvogel. Non mi sorprende. Non è la prima volta che Perchta risponde alle mie preghiere. Vuoi sapere cosa penso? Sono felice che sia morto. Spero che chiunque lo abbia ucciso possa occuparsi anche dell'abate e poi magari dar fuoco all'abbazia. Questo è tutto ciò che ho da dire al riguardo. Cosa ha fatto il barone per meritare la vostra ira? Cosa ti ho appena detto, ragazzo? Non ho altro da dire al riguardo. È in gioco la vita di un uomo innocente, uno dei fratelli più anziani. Non potete concedermi qualche minuto? Pensi che mi interessi cosa succede a qualche vecchio monaco? Bah, idiota. Per me possono morire tutti ammazzati, e ogni membro della chiesa con loro. Da dove viene tutta questa rabbia? È qualcosa con cui vi posso aiutare? No. Beh, forse. Quelle tue braccia magroline riescono a sollevare qualcosa di più pesante di un pennello? Non sarò forte come Otto, ma posso sollevare pesi e raggiungere le cose posizionate in alto. Se è ciò che vi serve. Non capita spesso che qualcuno si offra di dare una mano alla vecchia Ottilia. D'accordo, tu sbrighi alcune faccende per me e chissà, può darsi che mi si rinfreschi la memoria. Ma sappi che ci vorrà del tempo, si sono accumulate tante cose e io sono troppo vecchia per fare. Che io sono troppo vecchia per fare. Devi andare da qualche parte? Sì. In effetti sì, ma tornerò in un secondo momento ad aiutarvi. Oh, ma certo, dicono tutti così. Ora vedi di andartene, sparisce. Appunto, dobbiamo prima però andare a fare altro. Però nel frattempo, diamo un'occhiata qui. Questo deve essere il bastone di Ranning. È forte, robusto, però la testa si è rotta. Il danno sembra recente. Ottilia avrebbe potuto usare questo bastone per uccidere Lorenz? No. Ottilia, il bastone di vostro marito è rotto. Ricordate com'è successo? Come faccio a saperlo? Ogni cosa qui dentro è rotta e cade a pezzi. La testa si è rotta a un certo punto, non ricordo come. Resta in silenzio. Bah. Ok. A questo punto diciamo no perché dobbiamo andare a fare la cosa della seta lì, del filare nel pomeriggio. Se adesso facciamo quelle cose con Ottilia, perdiamo troppo tempo. Salve Veronica. Ti aspetto alla filanda, Andreas. Ok, parliamo con Johan allora. Andreas, mi stavo giusto chiedendo quando ti saresti presentato. Le donne avevano detto che saresti venuto a vederle filare. Che resti tra noi. Quando finisci tra le grinfie di Heddy, sappi che non mollerà facilmente la presa. Quindi spero che tu abbia qualche ora per sederti e metterti comodo. Ho qualche ora libera. Dai, usiamo il pomeriggio per fare questa cosa. Heddy sarà felice di saperlo. Ti ammira molto, chissà perché. Dunque non posso farti entrare con le ragazze non sposate, poiché nemmeno tu lo sei. Ma sei il benvenuto a guardare attraverso una delle finestre. Cioè, meglio così fai il guardone, no? Al posto di entrare semplicemente.
Mi sembra giusto, altrimenti potrei conquistare il loro cuore. Scherza pure, ma mi aspetto che ti comporterai bene. Quell'idiota non solo si fica sempre nei guai, ma ci si lancia a capofitto. Chi? Non pensi che sia andato a Innsbruck? Ah, ok, Martin. Continua ad ascoltare. Signore mio, no, Innsbruck non interesserà più a quel piccolo verme. Pensi che abbia in mente qualcosa di più interessante? Il mondo è grande, forse intende esplorarlo o fuggire. Quel nobile è stato appena assassinato nell'abbazia. Guarda quanto sollente. Martin ha scelto un momento terribilmente opportuno per scappare. Oh, signore. Andreas era amico del nobile. Pensi che Martin possa aver... Sì, insomma, sai cosa intendo. Quale sarebbe stato il momento di Martin? Non sembra appropriato discuterne. Quale sarebbe stato il momento di Martin? Non sta a noi dirlo. Martin ha una brutta abitudine. Però è migliorato. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Ho visto Martin scappare dall'abbazia la mattina in cui Lawrence è stato ucciso. Martin sarà anche un ladro, ma non penso che sia un assassino. È fondamentalmente un codardo. Pensi che ci voglia un uomo coraggioso per commettere un omicidio? Non coraggioso, ma audace. E Martin non lo è. È un problema tuo, Kat. Che ne pensi? Avrebbe potuto uccidere quell'uomo? Mamma! È una questione che è meglio lasciare alle autorità competenti, non a una filanda. Immagina di essere messo sotto processo da un branco di contadine. Non essere scortese, Johan. Ho soltanto detto la verità, anche se ferisce i tuoi sentimenti. Ha ragione, Johan, sei ingiusto. Ricordami una cosa, Andreas. In casa di chi siamo? Oh, lascialo in pace, Johan. Gesù. Andreas, se hai intenzione di rimanere, che ne dici di aiutarci con il lavoro? Visto che hai intenzione di spettegolare con le donne, perché non ti dedichi anche tu alla filatura? Ci vogliono far sgobbare ovunque, comunque. Prima Ottilia, adesso questo con la filatura. D'altronde è l'ora del lavoro. Come funziona? Tira la lana dalla crocchia e attorcigliala bene. Anzi, dalla conocchia e attorcigliala bene. Quindi fai girare il filo stretto sul fuso. Quando hai abbastanza filo sul fuso, raccoglilo in basso e ricomincia. Tira, attorciglia, ruota, raccogli e ripeti. Capirai come funziona. Allora, tira. Gira. No, dannazione. Tira. Ok, gira. Gira, gira, gira. Tira, tira, tira. Gira, gira, gira. Prendi. Ok, ho capito. Sapete che ho visto Jorg parlare di nuovo con quella suora? Quella giovane. Chi può biasimarlo? Dio santo, Johan! Lo sa che è pericolosa. Gli ho detto di starle alla larga. È molto carina, non è vero? Ma in modo crudele. Sì, può darsi, ma è pur sempre una suora e lui lo sa benissimo. Quando mai questo ha impedito a Jorg di fare qualcosa? Abbiamo un sacco di belle ragazze qui in città. La mia Veronica non è male. Mamma! Non diamo strane idee ad Andreas, eh? Infatti. Ok. Tira, tira, tira. Gira, gira, gira. Prendi. Ok. Brigitta ha trascorso molto tempo a casa di sua madre ultimamente. Agnes è felice di avere una casa tutta sua e Fortunato l'ha sempre trattata come una figlia, però si vede che sono preoccupati. Ci sono problemi tra Brigitte e Martin, Veronica? Diciamo così.
Brigitta fa il possibile, però a Martin non va mai bene niente, non alza mai un dito per lei o per Wolf. È un vero stronzo. Beh, perché dovrebbe? Dopotutto quello è il lavoro delle donne. Papà, l'hai mai visto fare del lavoro da uomini? Credo di non averlo mai visto fare alcun lavoro. Forse Fortunato potrebbe far ragionare Martin. È sempre stato un marito e un padre devoto. Fortunato Stenwer è un modello di comportamento maschile. Ok, tira, 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 gira, gira, gira. Si stanno comportando tutti bene qui? Oh, sei tu. Buon pomeriggio, Otto. Sei qui per vedere qualcuno di speciale? Ciao, Otto. È bello vederti. Lui faceva il filo ad Eva. Vi ricordate? Ho sentito ridere dalla strada ed ero sicuro che ne stavate combinando qualcuna. Guarda chi c'è. Andreas, ti sei comportato bene? Il vecchio Johan qui è fissato con il decoro. Lo giuro su Dio, maestro Zimmerman, mai in tutta la mia vita. Temo di essere stato aggiogato alla ruota del decoro per tutta la vita. Ma dai, questo. Bah, è probabile. Non giudicare così su due piedi, Johan. Andreas si comporta come chi sa di essersi reso protagonista di una o due malefatte. Si chiama baldanza, signori. Come puoi provare orgoglio per il tuo lavoro, se tutto ciò che fai è giocherellare con le pitture? Sappiamo tutti che lavori sodo nei campi, Johan, non c'è bisogno di vantartene. Lavora sodo anche altrove. Mamma! Sei in città da vari mesi, Andreas. Non hai qualche domanda scottante da fare? A proposito dell'abbazia di Kersau, o meglio, a proposito di Tassing, dai, loro sapranno più di Tassing che di Kersau. Vedete spesso i monaci del suore in città? L'anacoreta della chiesa, cosa sapete di lei? Questo mi interessa, l'anacoreta della chiesa. Oh, suora Amari. La conosci, Veronica? Non siamo molto amiche, ma a volte ha questi attacchi. E se padre Thomas non c'è e io sono libera, le faccio compagnia fino al suo arrivo. Da quando? Non ne sapevo nulla. Ah, e io che pensavo tu adorassi l'edificio della chiesa. Sei così strana, Veronica. Non c'è niente di strano. È dolce e qualcuno dovrebbe stare con lei quando soffre. Questo è tutto. La vita da anacoreta è difficile e può essere abbastanza solitaria. Sono sicuro che apprezza la tua compagnia. Padre Thomas mi ha rimproverato per averle parlato. Sono sorpresa che non abbia fatto lo stesso con te, Veronica. Oh, faccio in modo che non lo sappia. Per tutti i sacramenti. Non ti ho detto che non bisogna mancare di rispetto a padre Thomas? La smetti di imprecare, donna? No. È a Tassing da quasi un decennio, non è vero? Fin da quando ero una ragazzina, questo è certo. In un certo senso siamo cresciute insieme. La donna nel labirinto. Sembra una storia di cavalieri e mostre. È intrappolata in una scatola. Non credo che ci sia nulla di romantico in tutto questo. Ma sentila, la saputella. Non sapevo che fossi un'esperta. Andiamo, Andreas. Di sicuro hai domande migliori di quella. A proposito dell'abbazia, vediamo un po'. Clara diceva che l'abate ha iniziato ad aumentare le tasse tutto ad un tratto, è così? Sì, le ha aumentate e ha cambiato i termini. Quando l'abate era padre Mattias, ci consentiva di pagare una parte delle nostre tasse con i prodotti agricoli. E invece quest'anno quell'estofante dell'abate ha cambiato le regole. A prescindere da come vanno i raccolti, dobbiamo pagare comunque l'abbazia per l'uso della terra. Assurdo. Come può aumentare le tasse se il prezzo del nostro grano non aumenta? Da dove pensa che provengano i soldi? Non pensa affatto alla gente comune. L'unica cosa che gli interessa è la sua abbazia. E il mugnaio? Qual è il suo ruolo in tutto questo? Leonard è un abile negoziatore. Non ci darà un accordo migliore e soltanto perché l'abate ha aumentato le nostre tasse. Ciò di cui abbiamo bisogno è l'accesso ad altra terra. Contrattare con Leonard non è la soluzione. Leonard non è un uomo affidabile e non scende a patti. Potrebbe farlo se ha un sacco di debiti, ma i suoi accordi sono crudeli. Lo paghiamo addirittura prima dell'abate, ma non capisco bene perché. Bene, non ho nulla di cristiano da dire su Leonard Muller, quindi non dirò nulla. Brava. Se
se non che gli auguro di cadere in un fiume durante un'alluvione e di spaccarsi la testa sulle rocce. Gesù Cristo, Eddie. Possiamo parlare di qualcos'altro? Non so voi ragazze, ma io sono stufa di questa lana. Sono sicura che abbiamo tutti altre faccende di cui occuparci? Infatti, sono contenta che abbiamo finito. Ora non ci dovremo preoccupare della lana per un anno intero. Oh, io mi stavo divertendo così tanto. Io ho sicuramente imparato molto. Vuoi compagnia per la strada di ritorno a casa, Eva? Sì, magari. Mi aspetto che tutti si comportino come si deve andando a casa. Come sempre. Johan, per favore. Andreas, ti vedrò a casa per cena? Ho una questione da sbrigare, ma cercherò di tornare in tempo. Forse non sono sicuro di quali siano i programmi per stasera. Ho una questione da sbrigare. È stata un'esperienza illuminante. Grazie a tutti per avermi permesso di partecipare. Ok. Grazie per la tua compagnia, Andreas. Sarai sempre il benvenuto. A meno che tu non venga per controllare l'abbazia. Non promettergli divertimento, Johan. Ok. Quindi è ora di cena ora. Va bene. Devo trovare qualcuno con cui mangiare. Oh, ciao Hans. Salve, Andreas. Come va, Hans? Ti dai da fare nei campi? Eh sì. Ti piace? Che cosa? L'agricoltura? Non ci ho mai pensato. Papà dice che bisogna farlo. Che mi piaccia o no. Allora, cosa pensi? Lo zio Franz ha detto che forse Brigitta verrà ad aiutare con il bucato oggi. È la moglie di Martin, giusto? Sembra carina. Sì, almeno più di Veronica. Vorrei che Brigitta vivesse qui, al posto suo. Beh, divertiti a pensare alla moglie di tuo cugino. No, dai, non dire nulla. A più tardi, Hans. Arrivederci. Posso parlare con Eddie anche? Sì. Ehi, Andreas, hai programmi per la cena? Perché non mangi con noi? No. Magari un'altra volta. Ok, lei non parla di qua. C'è la vedova. Possiamo scendere magari qui? No, non si può scendere. Però posso vedere le api, ok. Salve, Johan. Andreas, hai piani per stasera? Perché non vieni a cena da noi? No. Certo, stammi bene. Allora, fattoria dei Gärtner, villaggio. Andiamo un attimo alla fattoria dei Gärtner. Cosa ci fa lui qui? Andreas, Cristo, eccoti. Fratello Wojislaw, che succede? Non ditemi che è morto qualcun altro. State bene? Avete un aspetto orribile. No, fratello Wojislaw, che succede? È l'arcidiacono, è arrivato presto, portandosi dietro un intero seguito. Sta interrogando tutti quelli che conoscevano il barone e fratello Piero. Gli ho già detto quel poco che so. Vuole parlarti domani alla nona, ha chiesto espressamente di te. Ha detto perché? Non è un segreto che tu abbia fatto domande in giro per la città e l'abbazia, scavando nel marciume. Spero che la tua indiscrezione abbia dato i suoi frutti. Altrimenti la lama calerà sul collo di Piero. Ho fatto quel che ho potuto nel tempo a disposizione. Se solo avessi avuto un altro paio di giorni. Qualunque cosa accada, Piero sa che hai fatto di tutto per lui ed è profondamente riconoscente. Solo che... Andreas... Devo prepararmi... Oh, cosa? È che sai bene quanto me che il barone non era un uomo retto. Non dico che meritasse quella fine, ma pensa bene a cosa dirai all'arcidiacono e di chi gli parlerai. Capisci cosa intendo? Siete preoccupati che possa dire all'arcidiacono ciò che ho sentito di Suor Matilda? Quello che sto dicendo è che se nella tua indagine hai sentito qualcosa su di lei, ti pregherei di tenertelo per te. Farò ciò che posso per proteggere Suor Matilda da ogni condanna. Non ti chiedo altro. Devo tornare a Kiersau. All'abate starà di certo venendo un colpo. Stammi bene, Andreas. Stasera pregherò affinché Piero, possa tornare libero. Dovresti farlo anche tu. Va bene, Wojislaw. Ok. Io però
Voglio andare a parlare con Otto. Vediamo se riesco a trovarlo da qualche parte. Qui c'è Andris. Non mi dice nulla, va bene. Di lì c'è il centro città, ma ci andrò dopo. Devo trovare Otto. Qui non c'è nulla, davvero. Casa degli Zimmerman. Otto, eccolo. Hai programmi per cena, Andreas? Ti va di unirti a me e a mio padre? No. Ma certo. Non posso ancora chiedergli quindi di andare a dissotterrare il cadavere. Salve vecchio Otto. Andreas, ti andrebbe di cenare con me e Otto? No. Come vuoi. Non è che magari li sto offendendo tutti facendo così? No, io andrei a cenare a casa mia questa volta. Andrei a cenare tranquillamente a casa mia. Direi che è giusto così. Salve Peter. Andreas, hai programmi per cena? Ok, tutti chiedono se vuoi cenare. Se a te non dispiace avere un ospite inaspettato, molto volentieri. Oh, è piena di risorse. E poi tu sei sempre ben accetto. Andiamo, sto morendo di fame. Ok. Benedici noi, o Signore, e questi tuoi doni, che stiamo per ricevere grazie alla tua generosità. E ti preghiamo di tenere al sicuro l'anima della mia cara Christine, che ci ha lasciati 6 anni fa. Suo marito e i suoi figli sentono la sua mancanza a questo tavolo, ma ci conforta sapere che è con te in paradiso. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Stamattina ho visto quel miserabile mugnaio. Il bastardo ha avuto il coraggio di alzare la mano verso di me in segno di saluto. Avrei dovuto sputargli addosso. Papà, se le tasse sulla macinatura imposte dall'abbazia aumenteranno ancora, non so come faremo a pagare. Magari potreste trovare un accordo che avvantaggia entrambi. Sarebbe inutile parlarci, dato che tra noi non corre buon sangue. Potrei provare a parlarci io, com'è molto cordiale, eh? Chissà perché. Assolutamente no. Anzi, non parlarci mai più. Jorg, poverino, triste. Allora, come mai? Mi dispiace, papà, non lo farò, promesso. Se fai così, ti verranno di nuovo dolori al petto. Non è il petto che mi fa male, ragazzo. Cristo, è la schiena che mi fa dannare. Come faremo a seminare quei campi in tempo? Ci sto pensando io, no? Non preoccuparti, ce la faremo. Il lavoro nei campi è così gravoso per il corpo? Cristo, ora comincia. Certo che è gravoso. Che piova o ci sia il sole, mi alzo all'alba e me ne sto tutto il giorno in mezzo al letame e alle intemperie, a sgobbare fino a farmi sanguinare le mani. Attento al cuore, figliuolo. Non vorrai che Clara rimanga vedova? Ok, mangiamo un po' di pane di segale. Perché non vai da Agnes Steinerwehr? Buonanotte. Steinerwehr? E le chiedi di un balsamo per la tua schiena? Dio santo, non voglio della maledetta medicina da donne. Papà, abbiamo un ospite. Se la medicina di Agnes ha aiutato me e Clara, non vedo perché non dovrebbe far star meglio anche te. Una volta Agnes mi ha dato un'infusione contro il mal di stomaco che si è rivelata molto utile. Se Agnes non ti piace, papà, perché non vai dal dottor Stolz? Stolz è anche peggio. Ti chiede più soldi del mugnaio, con tutta la gentilezza del cavaliere della pestilenza. Alla faccia. Il dolore passerà, stringerò i denti come ho sempre fatto. Sei proprio testardo. Perché non parli con quel vecchio soldato all'abbazia? Com'è che si chiamava? Florian? Florian, sì, Florian. Ce l'avevo sulla punta della lingua. Da quando è che hai così fiducia nell'abbazia, Peter? Anche se vive all'abbazia, Florian è ancora un soldato. Ora che padre Mattias non è più tra noi, è l'unico con cui valga la pena di parlare. Quando è stato? Qualche mese fa? Conoscevate padre Mattias? Direi piuttosto che Mattias ha fatto di tutto per conoscere me. Sai, Mattias non riusciva a credere alla mia età. Pensava che fossi benedetto dal Signore. Ok, mangiamo altro pane di segale. Vorrei sapere tutto nella mia vita, voleva sapere tutto nella mia vita, delle cose che avevo visto. Per essere un monaco era un bravo uomo, non come quel nuovo abate Gernot.
Lui si preoccupa solo di riempirsi le tasche, tipico dell'abbazia. Ti capita spesso di vedere Otto, Andreas? L'abate gli dà molte cose da fare. Ho cenato con lui ed Andris di recente. Si stava occupando di alcune riparazioni presso la casa dell'abate. Qualcuno all'abbazia ti ha chiesto di salutare me? Jorg. Che c'è, Clara? Sono solo curioso. Guarda Big Jorg con aria interrogativa. Oh, lasciamo perdere, è una cosa stupida. Ok, mangiamo la zuppa. Non ci capita spesso di mangiare con te, Andreas. Non è da tutti andarsene in giro per la città a tempestare la gente di domande. Vuoi sapere qualcosa sulla città? Allora. Cosa gli chiediamo? Chiamo il barone. Pensi che parlerebbe mai con gente come noi? Per quelli come lui non siamo altro che oggetti. Può darsi che non parli con te, ma è risaputo che ha l'occhio lungo. Che cosa? Si è osato insediare una di voi? Come dargli torto? Tua moglie e tua figlia sono bellissime, attirerebbero l'attenzione di qualsiasi uomo, anche di un nobile. Andreas, non mentire. Io dico solo la verità, Clara. Sta zitto, altrimenti papà andrà su tutte le furie. Le giovani donne della città sanno bene che è meglio evitare il barone Rottweiler quando viene in visita qui. Che siano sposate con un altro uomo o sposate con Cristo, nulla lo ferma. Sposate con Cristo? Vuoi dire che ci prova con le suore? È un uomo affascinante, ricco e potente. Nessuna di noi è veramente al di fuori della sua portata. Ricordi quella giovane donna che era venuta a vivere con Fortunato e Agnes? Non sono affari nostri, Jorg. Nobili del cazzo. Nobili del cazzo! Va bene. Tutte queste grida stanno facendo agitare Ursula. Finiamo di mangiare in pace. D'accordo. Mi dispiace, Ursula. Ok, vediamo se adesso con la notte possiamo andare ad agire sulla tomba. Mi conviene dormire un po'. Non proprio. Vediamo se possiamo andare a prendere Otto e chiedergli di fare questa roba. È qui? No, non è qui. E non si può entrare. Non si può nemmeno entrare. Di notte non c'è in giro nessuno, vero? Posso andare dalla vedova? Vediamo, eh. No. No, mi sa che di notte, ragazzi. Si può fare un cavolo. Vediamo di tornare un attimo all'abbazia. Qui forse vedremo ancora il fantasma. Nope. Niente da fare qui. Vediamo se c'è qualcosa che posso fare invece da questa parte. Ah, posso entrare nella casa della priora di notte? Salve. Ah, no, ok, questo è il solito dialogo che non porta a nulla, peccato. Qui dentro nulla, vero? No, niente. Mentre in chiesa. L'altra volta quando sono entrato in chiesa poi ne è valsa la pena, eh. Vi ricordate della suora nella biblioteca? Entriamo un attimo prima nel chiostro, però. Giardino grande. Nel dormitorio non posso entrare. Però posso andare al cimitero. Adesso posso agire ora di notte? Sulla tomba? No. Zero proprio. Peccato. E a questo punto il gioco non mi sta dando indizi che potrebbero portarmi ad esplorare effettivamente. Passiamo per la chiesa e usciamo. Ah,
C'è Matteo. Però non ci dice nulla. Dobbiamo andare al vecchio bastione a vedere se c'è qualcuno lì. O addirittura nello scriptorium di notte. Possiamo entrare nella casa del priore di notte? Però non c'è nulla da fare. La casa del priore è sempre aperta comunque. Scriptorium. Qualcosa da prendere qui magari? Qualche indizio? No, niente. No, mi sa che di notte, ragazzi, c'è ben poco che si possa fare. Quindi usciamo. Posso passare attraverso qui, sì? E torniamo allora a dormire. E domani mattina sappiamo già che abbiamo l'abate che ci aspetta. Anzi, passando alla foresta, l'ultimo posto che vorrei visitare di notte, perché mi sa che non ci sono andato di notte qui. Al santuario c'è qualcuno? No, zero. Alla cascata? Nemmeno. E alla miniera? Neanche. Ok. Diamo un'occhiata ai due scappati di casa, il lercio e quell'altro. No, anche qui non c'è nulla da fare. E niente, a questo punto si torna semplicemente a casa a dormire. Fattoria dei Gärtner, eccoci qui. Vai, andiamo a dormire. Vai a letto, si sta facendo tardi, sarà meglio riposare un po'. Vai a dormire. Vai a dormire perché mi sa che è andato di notte, non c'è molto da fare. A parte l'altra volta quando di notte siamo sgattaiolati in biblioteca, però appunto lì. Quella cosa lì abbiamo già fatto ormai. Ok. Cosa indica sta cosa? Andreas, quando torni a casa? Papà, tornerò presto a casa. Devo solo concludere questa commissione per l'abbazia. Bene, bene. Ma completa anche quel capolavoro. È tempo che tu proceda nella tua carriera. Sì, certo. Non hai intenzione di abbandonare tutto come hai fatto con l'università, vero? No, certo che no. Bene. Se non fosse stato per il lavoro che ho svolto per il rettore, non avresti mai avuto l'opportunità. La maggior parte delle persone non ha una seconda occasione dopo aver gettato via un'opportunità del genere. Non dire nulla. Ci vedremo quando tornerai. Certo, va bene. Oh, siete voi? Ho solo un vostro ritratto, quello realizzato da mio fratello Daniel. Non ho proprio idea di come possiate essere. Siete davvero così carina? Volete davvero sposare uno sconosciuto? Perché dovrebbe avere importanza? Certo, lo dicono tutti. Ecco perché anch'io ve lo sto dicendo. Perché lo sto chiedendo a me stesso. Esatto. Ci incontreremo, Andreas, di persona questa volta. Suppongo di sì. A quel giorno, allora. Bentornato, Andreas. È passato troppo tempo dall'ultima volta che avete onorato questa corte con la vostra presenza. Chiedo scusa, maestà. La mia mente è assorbita da una tragedia avvenuta all'abbazia di Kersau. Che tipo di tragedia? L'omicidio di un nobile, amico intimo del principe vescovo di Frisinga. Il mio amico, fratello Piero, è l'unico sospettato dall'abate, ma io so che non avrebbe potuto farlo. Come fate a saperlo? Esaminate le vostre supposizioni, figliuolo.
Oltre a non avere nessun movente e a non essere prono alla violenza, non sarebbe neanche fisicamente capace di compiere l'atto. Gli mancano le forze e ha una paralisi alla mano che gli rende difficile impugnare un pennello. È inconcepibile che abbia trovato la forza e la risolutezza necessarie per uccidere il barone con un colpo alla testa. In questo inferno di mondo succede un sacco di merda inimmaginabile, Andreas. Semplicemente non credo che avrebbe potuto farlo. Deve esserci una spiegazione migliore. Quindi, cosa intendete fare al riguardo? Quando sarò condotto davanti all'arcidiacono, gli racconterò quel che so sulle altre persone che avevano motivo di uccidere il barone. Posso solo confidare che si renderà conto che ci sono sospetti molto più probabili di Piero. Perché vi siete fatto carico di questo compito? Devo salvare la vita di fratello Piero. Non ha nessun altro che lo aiuti. Il vostro amore e la vostra devozione nei suoi confronti rivelano molto del vostro carattere. Un uomo umile dinanzi ai suoi anziani, onora anche i suoi dei. Ovvio che tu la veda così, vecchio. Ha ragione, però. Se Andreas non lo aiuta, nessuno lo farà. Esattamente. Capisco perché i fratelli e le sorelle non possono agire contro l'abate, ma io devo fare qualcosa. E comunque, perché quell'imbecille dell'abate si preoccupa della morte di un'inutile scoreggia come Lorenz Wrathvogel? I potenti si adirano quando altri potenti vengono uccisi, e questo potrebbe minacciare l'esistenza dell'abbazia. Oh no, l'abbazia! Ma chi se ne frega di quegli stronzi ipocriti? In ogni caso, le possibilità che ha Andreas di impedire la morte di Piero dipendono dal giudizio dell'arcidiacono. Saggio o sciocco, retto o corrotto, l'arcidiacono sarà il primo e forse l'ultimo giudice della colpevolezza di Piero. Andreas deve convincere l'arcidiacono usando gli strumenti preferiti dagli uomini come lui. L'autorità? Nonostante il vostro talento, siete solo un artista. Lui è stato investito del potere dal principe vescovo di Frisinga. Non avete autorità su di lui. La ragione? Bah, quando è stata l'ultima volta che hai incontrato un uomo veramente governato dalla ragione? La saggezza? La saggezza può essere condivisa, ma non è detto che venga compresa. L'onestà? Dovete essere onesto in tutto ciò che fate, Andreas. Ma molti non sono disposti ad accettare la verità, e il prezzo dell'onestà può essere ingente. Se la ragione, la saggezza, l'autorità e l'onestà non possono trionfare, che cosa mi resta? Speranza. Menzogne. Verità. La fede della provvidenza, più di ogni altra cosa. Beh, cosa pensate di dire all'arcidiacono, Andreas? A Kersau Tassing c'erano altre persone che avevano motivo di uccidere il barone. Suor Matilde fu picchiata selvaggiamente dal barone per aver rifiutato le sue avances. Rischiò di morire. Perché il barone non fu punito per questo? Sembra che il barone fosse fuori dalla portata della giustizia, almeno all'epoca. Madre Cecilia trasferì suor Matilde in un eremo per permetterle di riprendersi lontana dal resto delle suore. Come siete riusciti a scoprirlo? Madre Cecilia mi ha detto che il barone aveva fatto un torto a una suora durante la sua ultima visita, ma non ha voluto aggiungere altro. Mi sono intrufolato nella biblioteca dell'abbazia dopo il tramonto e ho esaminato i registri di ammissione delle suore per scoprire il nome della sorella. Una volta saputo il nome, sono tornato da Madre Cecilia, la quale mi ha raccontato l'accaduto. Ho fatto entrambe le cose in realtà. Una volta saputo il nome, ho parlato con Matilda, la quale ha ammesso l'accaduto. Vi siete assunto un bel rischio sconfinando nella biblioteca. Giusto, Andreas. Potrebbe aver visto in monaci le suore copulare. Una condotta scandalosa, infatti l'abbiamo visto. Non è che Andreas ne sappia nulla. Lorenz non è riuscito a fare i suoi comodi con una suora e l'ha quasi uccisa per questo. Vorrei poter dire che la cosa non mi sorprende. Il movente di Suor Matilda è senz'altro solido, ma in quale modo avrebbe potuto uccidere il barone? Potrebbe averlo colpito con una pala. Ho trovato una pala insanguinata nel giardino, del convento. Sostiene di averlo usato per uccidere dei coniglietti. Un'arma plausibile, senz'altro, ma un peccato non poter accertare se il sangue sull'attrezzo appartenga a Lorenz. Ci sono altre persone di cui sospettare? Il priore Ferenc temeva che il barone avrebbe denunciato la sua passione per l'occulto agli inquisitori. In che modo? Il priore Ferenc e il barone erano entrambi affascinati dai testi occulti.
Durante la sua visita a Kersau, il barone stava insistendo per convincere il priore a eseguire un rituale per lui. Quando Ferenc ha rifiutato, il barone lo ha minacciato di consegnarlo all'Inquisizione. Come ne siete venuti a conoscenza? Ho trovato una prova scritta, una lettera di Ferenc al barone, in cui affronta tutti questi argomenti. Per un monaco è pericoloso dilettarsi con l'occulto, la sua stessa anima potrebbe essere in pericolo. Lascia stare l'anima, avrebbe potuto essere sconsacrato, scomunicato, persino ucciso. E tutto solo per un po' di curiosità. Meglio rimanere stupidi e ignoranti, è quello che dico sempre. Non avevamo dubbi. La curiosità è così terribile? La brama di conoscenza può essere pericolosa tanto quanto qualsiasi altro desiderio. Vero, forse il priore Ferenc credeva che la sua fede lo avrebbe difeso dalle tentazioni di tale conoscenza. Tuttavia, anche solo cercare, procurarsi e leggere quei libri lo esporrebbe ai sospetti dell'Inquisizione. Il priore Ferenc temeva di perdere la sua posizione, la vita e persino la grazia di Dio. Ci sono uomini che hanno ucciso per molto meno. In che modo il priore avrebbe potuto compiere l'atto? Non ne sono certo, non ho trovato nulla che ritengo avrebbe potuto usare come arma. Sarà difficile convincere l'arcidiacono che un priore abbia commesso un omicidio tanto scellerato. Se intendete suggerire Ferenc come sospettato, dovrete trovare un'arma per convincere l'arcidiacono. Ci sono altre persone di cui sospettate? Non ho individuato altri sospetti. Avete portato un degno mistero al cospetto di questa corte, Andreas? Prego Dio che tutti noi vi abbiamo fornito le informazioni necessarie per affrontare l'imminente sfida. Grazie, Maestà. Sono pronto a iniziare la giornata. Prima che ve ne andiate, Andreas, c'è un'ultima cosa che dovete tenere a mente. Sarete convocato dall'arcidiacono per raccontargli quello che sapete. Ma non c'è bisogno che voi gli diciate tutto. Cosa intendete? Vuole dire che dovresti parlargli solo delle persone che non ti dispiacerebbe veder morire. Possiamo anche vederla così. Talvolta è ammissibile mentire a fin di bene, ma non in questo caso. Perché? Il barone è morto. Tutte le persone con un movente per ucciderlo hanno sofferto, direttamente o indirettamente, a causa della sua malvagità. Il solo menzionare un nome all'arcidiacono può mettere in pericolo quella persona, a prescindere dal suo effettivo coinvolgimento nell'omicidio. Giusto. Non ha senso gettare tutti in un mare di merda. Mi oppongo a qualunque tentativo di inganno, ma alla fine dovete seguire la vostra coscienza, Andreas. Vi resta poco tempo prima dell'udienza con l'arcidiacono. Usatelo con saggezza. Farò del mio meglio. Al nostro prossimo incontro, Andreas. Che Dio sia con voi. E anche con voi, maestà. È ora di tornare al lavoro. Esattamente, ma prima di tornare al lavoro direi che questo video può finire qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Dalla Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!